Eccoci qui in diretta con questa puntata di Pianeta Wisp On Air, oggi tutta dedicata al basket Wisp. Abbiamo come ospite, lo vedete per chi si è collegato sul sito wispbologna.it, il responsabile dei campionati Wisp e vicepresidente della Lega Basket Wisp, Fabio Frabetti. Ciao Fabio. Ciao Marco, buonasera a tutti. Allora, diciamo che la stagione del basket Wisp è in piena attività, anzi, siamo entrati nel vivo più che mai perché sono partiti i playoff, partita la seconda fase, chiamiamola così. Poi sta per partire il torneo Primavera Denzi, partirà il giovanile, insomma, tanta carne al fuoco. Partiamo dagli amatori, davvero un campionato che ha dato sorprese e anche tante emozioni. Sì, è stata una bellissima prima fase, 224 partite abbiamo fatto. Ci sono stati quattro classici, quattro gironi di otto squadre ciascuno, quattro squadre sono state promosse playoff e quattro squadre sono state ridisegnate in seconda divisione. Diciamo che i playoff sono a metà più o meno, sono stati giocati tutti gli ottavi di finale, ne manca solo una perché l'unico scontro che va alla bella si giocherà questa sera, per cui abbiamo già fatto una bella serie di partite. La sorpresa più grossa è stata l'eliminazione del Che Peperoncino, aveva vinto sul che aveva girone. vinto il suo girone e che organizza le finali sul suo campo, quindi saranno finali assolutamente in campo neutro. Eliminato in due partite per mano di Piumazzo, che è la vera rivelazione di questa fase. Mi dicevi prima fuori onda, prima di partire, che Piumazzo praticamente nel girone di ritorno ha il miglior record complessivo di tutte le squadre, ha inserito un giocatore nuovo che sta facendo un po' la differenza e nonostante non avesse la miglior qualificazione ai playoff, si presenta, non dico da favorita, però come squadra del momento. Sì, è sicuramente la squadra del momento, è una squadra che non perde da 10 gare, 8 di regular season e appunto le 2 degli ottavi di finale. Il giocatore che ha inserito è già un giocatore che avevamo visto un paio di anni fa, poi aveva avuto un grave infortunio ed era dovuto rimanere, diciamo, fermo un annetto. Da quando è rientrato lui, che si chiama il signor Bastoni Marco, ha cambiato un pochettino la situazione della squadra. La squadra evidentemente gira, non perde, adesso sfiderà i Cicce Buzz in un remake di quello che fu il quarto di finale di 2 anni fa, col quale Piumazzo, l'LCS Piumazzo, si qualificò per la prima volta alle finali, battendo in 3 gare con un finale thrilling di gara 3 i Cicce Buzz. Quest'anno a campi invertiti, ossia con l'eventuale bella sul campo dei Cicce Buzz, si rigiocherà lo stesso quarto di finale, vedremo con quale esito. Allora, vedete sotto di noi in questa zona del teleschermo un numero di telefono che è il 348-05-49-475 per poter mandare le vostre domande al nostro ospite sul basket Wisp, ma anche su qualsiasi cosa possa riguardare la Wisp, perché vi risponderemo se possibile in diretta, oppure se ci volete mandare un messaggio sulla bacheca della Wisp di Bologna, sulla bacheca del Comitato Provinciale Wisp di Bologna, vi risponderemo anche qui sempre immediatamente in diretta. Allora, abbiamo parlato di questo torneo così avvincente, tante squadre al via, nonostante una crisi che abbia colpito un po' tutto il mondo sportivo. Voi non avete ridotto, comunque avete le stesse squadre dell'anno scorso, già si parla di un grande successo quando non si diminuisce in questi casi. Assolutamente sì, noi cerchiamo di fare sostanzialmente in questo momento difficile, e mi rendo conto, un momento storico molto difficile, cerchiamo di andare incontro anche alle nostre società, nel senso che non abbiamo assolutamente modificato quelli che sono i costi, in quanto sappiamo che le nostre società sono autofinanziate, sono i ragazzi, gli atleti che pagano, quindi, e andiamo incontro anche diciamo, con degli sconti, chiamiamoli sconti, per chi ci aiuta, per chi ad esempio mette a disposizione un ufficiale di campo qualificato, per chi magari può darci anche la disponibilità di palestra per poter fare delle iniziative. Quindi cerchiamo un pochettino di essere in sinergia con le nostre società per rendere sempre fruibile il servizio che offriamo.
Poi questa novità della seconda fase, diciamo, anche per le squadre che non si sono qualificate ai playoff, perché fino a 2 anni fa chi non arrivava ai playoff praticamente arrivava ad aprile, che finiva la stagione agonistica, e dopo faceva una pausa un po' troppo lunga, diciamo, da aprile ad ottobre. Sì, più o meno. Avete inserito questa seconda fase che è stata molto apprezzata dalle società. Sì, noi abbiamo inserito questa seconda fase in due step sostanzialmente, perché il primo step è stata una soluzione contingente richiesta da chi, appunto, come dicevi tu, arrivava ad aprile, non partecipava al torneo primavera perché il torneo primavera era un livello e rimane un livello abbastanza ragguardevole, e quindi si trovava sostanzialmente a non riuscire più a svolgere l'attività. Quindi c'è stata una prima fase in cui l'anno scorso sono state proprio così suddivise: le prime quattro andavano ai playoff, le altre in seconda divisione. Quest'anno addirittura si è cercato di tutelare un pochettino, dare la possibilità anche a chi dopo un campionato magari tirato per i capelli riesce a qualificarsi ai playoff e poi magari in due partite esce e non ha più la possibilità di rigiocarsi nulla, di poter avere una seconda chance. Quindi le squadre che adesso in questi giorni sono state eliminate dagli ottavi di finale, lo dico perché l'ho già detto diverse volte, ma magari così rinnovo a chi pensa di aver finito di giocare, in realtà così non è. Le squadre, dicevo, che sono state eliminate dal primo turno di playoff vengono ripescate in seconda divisione e si andranno a scontrare con chi dai gironi di seconda divisione si qualificherà per la seconda Un po' fase. come succede con la Champions League, che arriva Esatto. terzo, È un va po' come una incontrato. Champions e un'Europa League, ecco, sì, Esatto. è stato un pochettino quello. Ma diciamo che quest'anno, quando abbiamo fatto la riunione di inizio anno, le società appunto hanno spinto affinché ci potesse essere una formula che consentisse a tutti di potersi giocare qualcosa per più tempo. Per cui in questo modo, quantomeno, tutte le società sono impegnate fino comunque alla fine del mese di aprile. Rimane chiaramente al mese di maggio, ci sono otto società che hanno sostanzialmente terminato, ma ancora 24 sono dentro. Diciamo che il numero delle partite è molto alto in questo modo, si arriva a una stagione che sembra quasi una stagione professionistica, cioè non voglio dire come numero di partite, Sì, no? perché ogni squadra con la formula che abbiamo strutturato ha garantite 18 gare, almeno 18 gare. Chi arriva in finale potrebbe giocarne anche 23-24. Ecco, per dire. Questo è il range, diciamo così, di numero di gare a squadra. Chiaramente è un impegno anche per noi, perché dovendo reimpostare una calendarizzazione sul breve periodo, io venerdì mi troverò a dover disegnare il tabellone della seconda fase eliminazione diretta e quindi nell'arco di 10 giorni organizzare le gare. Però diciamo che in questo ho un grande aiuto sia dalle società sia dagli arbitri, che sono molto disponibili. Guardando il vostro calendario, un po' di gare tra tornei open, tornei diciamo così estivi, il programma è quasi di 365 giorni all'anno, praticamente c'è agosto in cui si sta fermi, ma poi col Nettuno che inizia subito durante, diciamo, la preparazione, il playground famoso ormai di San Lazzaro che arriva fino a luglio, Certo. avete una programmazione davvero, davvero molto vasta. Sì, io quest'anno, se non ricordo male, il 2012, l'ultima gara che è stata la finale del playground, si è giocata il 25 di luglio. La prima partita della stagione in corso si è giocata il 15 di settembre, che è stata la prima gara del trofeo Master, che è quello che raccoglie Esatto. coloro che o vincono o comunque arrivano nelle prime posizioni dei vari tornei, ed è ad invito, viene fatto con delle teste di serie, quindi poi le squadre mi dicono se hanno intenzione di partecipare o meno. Comunque sia, dall'ultima partita di una stagione alla prima dell'altra non c'è stato più di un mese e Che mezzo. se si pensa al campionato, non so, anche di Serie A, cioè di solito da giugno a Ottobre, ottobre, adesso. non si gioca più, quindi. No. Sì, noi abbiamo un impegno che è quasi praticamente 11 mesi l'anno, perché se vogliamo dire che abbiamo chiuso i battenti il 25 luglio, finiti i playground, e li abbiamo riaperti non il 15 settembre, ma alla fine d'agosto per organizzare il master, abbiamo una
un'attività che si spalma in 11 mesi. E quest'anno avete, non contenti di avere i soliti tornei, diciamo, quelli storici, avete aggiunto un torneo, tu prima dicevi over, io preferisco dire di grandi appassionati che non sono più giovanissimi, sì. Quello over 40. Only Anta. Gli Only, esatto, bravo, come, mi piace questo Only Anta. Che per essere la prima volta, perché fare squadre intere di over 40 non è facile, perché io posso capire che negli amatori ce ne sia uno o due ogni tanto, anche di più, però farne 8-9 non è stato facile. Noi quest'anno in un attimo abbiamo, ci abbiamo pensato un po' con le società che fanno parte anche del nostro direttivo e che mi danno una grande mano, devo dire, perché io ho persone come Boris Bosi, che è molto, molto attivo e mi aiuta moltissimo, Stefano Neri del Caffè Blé, che è una persona che sono diversi anni che è con noi e così via, quindi con loro, soprattutto con Vignoli del Navile e così via, abbiamo pensato di provare una situazione che potesse coinvolgere anche chi magari fa più fatica a giocare un campionato amatoriale, ma ha voglia comunque di, in un periodo di tempo limitato, perché mi rendo anche conto che la programmazione di un campionato amatore lungo l'arco di 6 mesi è una cosa, il riuscire a organizzare un gruppo di persone in un paio di mesi e fare 5-6 partite chiaramente è più immediato. Abbiamo fatto 6 squadre, però io sono già stato contattato per il prossimo anno da altre realtà, magari di persone che oggi come oggi giocano così per divertirsi, e fare una situazione di questo tipo prende molto, per cui quest'altro anno potrebbe essere una situazione che si andrà a affiancare a un campionato amatori un pochettino più ristretto, però dedicato. Ti aspettavi hai detto 6 squadre come fosse, per me è un grandissimo risultato, perché a parte essere il primo anno, davvero mi ripeto, non è facile avere squadre di tutte over 40, cioè ti aspettavi un successo del genere in un periodo come questo, o un po' avevi il polso della situazione perché te l'avevano chiesto le società stesse? Ma io avevo parzialmente il polso della situazione, nel senso che sapevo che 2-3 realtà nostre avrebbero sicuramente partecipato. Chiaramente nel momento in cui abbiamo pubblicizzato questa cosa non eravamo neanche sicuri di farlo, perché doveva esserci un riscontro. Il riscontro c'è stato ed è stato anche immediato, e ti dico, stiamo organizzando le gare man mano, perché chiaramente vanno trovate le palestre, va trovata la disponibilità delle persone, quindi ho molte telefonate delle squadre che mi chiedono ma quando è che giochiamo, quando non giochiamo, quindi c'è proprio un grande trasporto. Una cosa che ho notato che è abbastanza nuova è come la pagina Facebook della Lega Basket di Bologna, potete andarla anche a cercare in questo momento, si chiama Wisp Basket Bologna, sì. Mi sembra, trafficatissima, cioè ci sono squadre che mettono le loro foto, certo. Che non aspettatevi i grandi atleti, insomma i fisici, video. Ci sono davvero poi richieste sugli orari delle partite, come dicevi prima, è davvero una pagina molto movimentata e certo. Se uno non ci va ogni ora, diciamo così, si perde qualcosa. Allora, io devo dire questo, il gruppo, perché diciamo strutturalmente è chiamato gruppo questa pagina Facebook, il gruppo è stato creato un po' per scherzo, per vedere che cosa succedeva, già ormai passiamo i 300 membri, per cui ogni tanto mi arrivano delle richieste di iscrizione al gruppo anche da persone che onestamente non so chi sono, quindi non è che tutti dicono la loro, tutti pubblicano cose simpatiche, è molto bella anche come momento di scambio, momento di aggregazione tra le varie realtà. Poi sentivo anche di alcuni che si chiedevano, magari perché avevano un punteggio a pari merito in classifica, cosa avete fatto voi prima, sì, che arrivasse il comunicato ufficiale, sì, perché così uno sapeva se aveva passato il turno magari, sì, la sera stessa. Io ho strutturato in questo modo, se andate sul gruppo, ma chiaramente tutto quello che è sul gruppo è sul sito wisbologna.it, sezione pallacanestro, c'è un link con gare settimanali, voi vedete tutto quello che c'è, certo. I risultati e tutto quanto. Sul gruppo, per chi ha Facebook, è immediato, perché io alla mattina scrivo quali sono le gare della sera e appena mi arrivano i risultati dagli arbitri che mi mandano un messaggino con il risultato della gara, cerco di pubblicarlo, ma poi ci sono persone, e vorrei ringraziarle proprio,
perché mi hanno aiutato anche nel cercare i loghi per i playoff, i loghi per la seconda divisione, quindi è tutta una, sta diventando veramente una situazione di scambio molto importante tra associati, questa è la cosa importante appunto di questa situazione. Allora, abbiamo parlato del campionato in pieno svolgimento, abbiamo detto di questo bel torneo Allianta. Questa sera parte un altro storico torneo che è il Primavera Trofeo Denzi, che mi dicevi ha un livello abbastanza alto per essere un campionato WISP, quasi Sì, no, forse come il Nettuno, possiamo paragonarlo al possiamo Nettuno? paragonarlo al Nettuno. Diciamo che va a toccare situazioni un po' diverse rispetto al Nettuno, perché il Nettuno è un torneo in preparazione della stagione, per cui le squadre si riuniscono e chiaramente quasi tutti hanno necessità di giocare per cominciare a rodarsi. Il Primavera va a raccogliere quelle situazioni che, finendo di giocare all'inizio d'aprile, e l'esempio lampante del Primavera di quest'anno è la prima divisione della FIP, che ha finito di giocare i primi di aprile, ha qualificato solo un basso numero di squadre, credo 16 squadre, la metà delle Sì, squadre, certo. l'altra metà è rimasta sostanzialmente senza fare niente. Di questa altra metà, una buona parte ha richiesto l'iscrizione al torneo di Primavera e quindi è un torneo di Primavera che è sostanzialmente una costola della prima divisione. Sono tutte squadre che hanno militato, hanno fatto della prima divisione quest'anno, una squadra di promozione, una squadra amatoriale, quindi c'è un po' di tutto e quindi il livello è chiaramente importante. Comincia stasera, andremo avanti un mese, faremo le finali a Minerbio perché abbiamo una ottima collaborazione con la società, l'amica Minerbio, che organizzerà anche il 4 maggio una manifestazione per i ragazzi più piccoli, per i bambini più piccoli, di multisport, quindi calcetto, basket e pallavolo, il 4 maggio pomeriggio a Minerbio, e quindi ci ha dato la disponibilità per ospitare le finali del torneo Primavera, che dovrebbero essere, data ufficiosa, non ancora ufficiale, ma direi in ufficialità quasi scontata, il 29 e il 31 di maggio. Perfetto, hai detto questa cosa del multisport che è una novità assoluta Sì. che state cercando di, anzi siete riusciti a mettere in piedi da quest'anno, raccontacelo un attimo perché è una, diciamo, una sperimentazione quasi, no? Perché si cerca di far fare ai ragazzi più di un'attività, magari uno Chiaro. inizia a giocare a calcio e si accorge di essere più portato per un altro. Sì, il concetto poi del multisport parte da questa situazione. In primo luogo va a reperire i bambini più piccoli, che ancora non hanno probabilmente, anzi sicuramente, scelto quale disciplina poi praticare nel momento delle scuole medie, dell'adolescenza e successivamente. Chiaramente gli si dà la possibilità di vedere nelle sue basi una serie di discipline sportive, che in questo caso sono pallavolo, pallacanestro e calcetto, in quanto tre discipline indoor e quindi possibili da svolgere in uno stesso ambiente, in modo da potergli dare più situazioni su cui scegliere quello che sarà un domani lo sport prediletto. Si fa su bambini piccoli fino a 7, 8, 9 anni al massimo e si organizzano. Per il momento siamo riusciti a organizzare questa situazione a Minerbio, una giornata, in questo caso un pomeriggio, in cui nello stesso posto ci saranno manifestazioni di pallavolo, manifestazioni di basket, possibilità di giocare a calcetto e possibilità di giocare appunto, anzi, obbligo di giocare a A tutti gli tutti sport quanti, proposti. certo. Dopodiché, chiaramente, si dà la possibilità al bambino di capire le regole dell'uno, le regole dell'altro e capire quale gli piace di più. Modo anche per far tornare allo sport come gioco divertimento, un po' meno agonistico, diciamo, a quell'età Uno lì. è quello, sicuramente due, evitare il più possibile l'abbandono, che è una delle basi, diciamo così, della mission della WISP, andare a diciamo, toccare una situazione che succede sempre più frequentemente, cioè che i ragazzi a 13-14 anni perdono la voglia di fare sport e quindi Anche magari perché hanno sbagliato lo sport che probabilmente hanno avevano. sbagliato, probabilmente non gli è stata data la possibilità di vedere che cosa c'è, che cosa offre
quali discipline offre la piazza, tra E per virgolette. il basket giovanile ci sono altre attività in programma, Sì. solo come basket o Sì, ancora noi adesso adesso. state puntando più sul multisport? Allora, noi adesso abbiamo fatto un discorso. Il discorso di basket giovanile chiaramente è un discorso che deve forzatamente andare a toccare punti dove la federazione non ha offerta. Anche in questo caso il pre-season e il post. Stiamo organizzando e in due categorie devo dire che siamo già praticamente in linea per fare già i calendari dei mini tornei primaverili che vadano a coprire tutte le categorie, l'under 13, l'under 14, l'under 15 fino all'under 17. Di quelle tutte società che chiaramente anche in questo caso sono arrivate a inizio aprile e mi hanno detto non abbiamo più nessun tipo di impegno con la federazione, questi ragazzini non li vogliamo lasciare in giro per Ah, strada, certo. preferiamo farli continuare a giocare anche in questa situazione dove comunque si gioca per qualcosa, perché chiaramente verranno fatti dei gironi da 5 squadre, 5-6 squadre, le prime due si classificheranno e verranno a fare la finale a Mascarino, ad esempio. Quindi è una situazione che però è limitata al momento in questi spazi temporali, anche perché ne avevamo parlato con l'allora presidente Galimberti. Oggi poi dovremo rinnovare questa collaborazione col nuovo presidente Tedeschi per andare a coprire i momenti in cui la federazione dice io i campionati li ho Anche perché, sostanzialmente lo finiti, dicevamo prima, il basket ha una pausa molto lunga Esatto. tra la primavera e l'autunno, praticamente, quindi lo spazio ci sarebbe. Spazio c'è, non si può andare oltre. Con il giovanile, quando si arriva a inizio giugno, si può anche fare basta perché Sì, loro cominciano certo. a settembre. Il basket giovanile è molto legato al calendario scolastico. I ragazzi, quando finiscono la scuola, dopo c'è chi va al mare, c'è chi va via con i genitori, c'è chi fa altre cose. Quindi è molto legato all'inizio e alla fine della Diciamo scuola. Staremo alla lì dentro. routine familiare che si ha durante Esatto. l'anno scolastico. Esatto, quindi staremo in quei termini, rimarremo in quel solco e speriamo che questa proposta che viene fatta per questo primo anno, questi mini tornei Young Spring, possano avere domani un ritorno più importante. Ecco. Hai detto prima che ci sono tutte le. Intanto salutiamo il presidente onorario Lino Lino. Iacchetta che ci è venuto a salutare al di là della vetrata. E stiamo dicendo che siamo arrivati nel vivo della stagione, praticamente già le date di tutte le finali che si giocheranno, più Sì, o meno, date e praticamente luoghi. date e luoghi. Allora, l'anno scorso l'ho messo nella stessa situazione. Avevo date e luoghi, avevo i luoghi già previsti, le date già previste, poi ci fu purtroppo Il il terremoto, terremoto che ci ha scombinato tutto, non soltanto non sulle solo date, i anzi calendari, le però. date delle finali sono state comunque fatte tranquillamente e fortunatamente senza problematiche. In ogni caso, noi abbiamo tre situazioni. Una la dicevo prima, che è la situazione Minerbio, che ospiterà le finali del torneo primavera. Per finali intendo le Final Four, le due Sì, semifinali e la certo. finale per il titolo. Un giorno dopo l'altro? No, si giocherà di mercoledì e di venerdì. Ah, ok. Il mercoledì 29 maggio si giocheranno le E semifinali il e il 31? 31 maggio si Ok. giocherà la finale. Per quanto riguarda la seconda divisione, le Final Four le svolgeremo a Galliera, San Venanzio, nell'impianto del centro sportivo. Giovedì 28, no, scusate, martedì 26, 27, insomma, quella settimana lì di maggio ci saranno le semifinali e giovedì 30, martedì 28, giovedì 30 ci saranno Andiamo a semifinali. vedere un Andiamo a calendario, vedere martedì martedì 28 28 le semifinali e giovedì e giovedì 30 la 30. finale. Ok. Poi ci sarà la settimana invece di Mascarino che comincerà il 3 di giugno, perché il fine settimana, lo ricordo un po' a tutti, il fine settimana del 31 maggio, 1-2 giugno c'è la bellissima manifestazione del basket da mare a Cesenatico, l'Eurocamp, dove tutte le società WISP possono partecipare. Quindi lì si gioca un torneo di 4 contro 4 all'aperto, 5 contro 5, scusate, normale, all'aperto, 1-3 giorni col mare, si può andare in spiaggia. Tra l'altro Sì. l'Eurocamp è molto bello, siamo stati l'anno scorso a fare un
c'è ospitalità, c'è tutto, sì. Insomma, è organizzato veramente bene dal comitato di Cesena, per cui se c'è qualcuno che ha intenzione di farlo basta che ci contatti e noi gli daremo tutte le indicazioni. Dopo questa contattare questo weekend, via mail, contattare via mail legabasket@wisbologna.it, per cui potete, oppure potete chiamare in segreteria il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18 al 60 22 939. Quindi se volete informazioni sul basket da mare, siamo assolutamente contenti di mandare squadre a giocare a Cesenatico. Detto questo, finita questa manifestazione, dal 3 al 7 di giugno ci saranno tutta la settimana di Mascarino, dove saranno fatti le finali dei tornei giovanili che stiamo organizzando, i primaverili, le finali, le semifinali finali del campionato amatori e la semifinale finale del trofeo Nettuno. In più stiamo studiando la possibilità di fare un paio di triangolari, uno anche femminile e giovanile, nei pomeriggi, perché le partite seniores chiaramente saranno la sera dalle 7:30-8 in avanti, mentre le partite giovanili lì c'è la possibilità della palestra dalle 4:30-5 del pomeriggio, quindi tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì di quella settimana saremo a Mascarino. Del Nettuno sappiamo già anche... Del Nettuno abbiamo solo per il momento l'Argelato qualificato alle finali, ma siamo negli incroci per arrivare a determinare le finaliste, quindi ancora non... Argelato, che mi pare detentrice, no? Direi di sì, ha vinto l'anno scorso, mi pare, sì. Poi ha vinto il Supermaster e poi adesso ha vinto anche Primavera, ha vinto... Ah, ok, l'anno scorso ha fatto un po' di incetto, ha fatto il triplete, diciamo così. Sì, diciamo così. sì assolutamente sì. E poi quest'estate ci sarà, dopo ci fermiamo una settimana perché altrimenti è troppo. Dal 17 di giugno cominciamo con il playground. L'anno scorso al playground devo dire che è stato veramente molto bello. Io ho visto la finale, sembrava una partita di federazione di alto livello, devo, anche perché devo dire la verità, sì, diciamo che il playground è come manifestazione la manifestazione che raccoglie gli atleti di più alto livello che noi possiamo vedere nei nostri tornei, quindi perché poi si possono schierare atleti fino alla C regionale. L'anno scorso c'erano 12 squadre, sono state fatte 27-28 partite, tutte le serie due gare, pubblico che viene a vedere, perché chiaramente essendo un parco dove la gente va a passeggiare la sera e si ferma a guardare una partita piuttosto che un mezza partita, un tempo, certo, e così via, quindi è un'iniziativa veramente, è faticosa perché tutte le sere bisogna essere sul pezzo, ma dà soddisfazione. Playground. Quando inizierete ad aprire le iscrizioni per il playground? Allora, il playground di solito le iscrizioni vengono aperte intorno a metà maggio. Io conto verso fine del mese di aprile di preparare la locandina, pubblicarla sul sito istituzionale wisbologna.it nella nostra sezione basket e cominciare a prendere le iscrizioni. Però ecco, come dico, comincia il 17 di giugno, di tempo per il momento ne abbiamo, e le realtà del playground, ti assicuro, mi hanno già chiamato per dirmi quando comincia. Immaginavo, perché ho visto l'anno scorso, io ho assistito alla finale vinta da aiutami dai Kings sull'Emil Banca, esatto, Emil Banca che ha schierato anche Dan Gay l'anno scorso in una, ecco, partita non c'era in finale ma c'era in un altro paio di partite, che tra l'altro ho visto Dan Gay al Palazzo dello Sport, se potrebbe tornare a giocare, ha un fisico impressionante, ma gioca, Dan gioca, credo che continui a giocare, sì, ma dico, potrebbe giocare a livello più alto probabilmente, ha un fisico davvero davvero eccezionale. No, dicevo, la finale che ho visto l'anno scorso mi ha davvero impressionato per la qualità tecnica, ci sono alcuni giocatori che sembra davvero di vedere giocatori, quello che dico, indipendentemente da tutto e di quello di cui sono molto fiero, è che l'anno scorso i Giardini Margherita hanno fatto, se non erro, 8 squadre, noi abbiamo fatto un torneo estivo con 12 squadre, con un livello chiaramente un leggermente inferiore a quello del Giardini Margherita, ci sono anche giocatori di Serie A o di Lega 2, certamente, però va a raccogliere una serie di personaggi dei campionati regionali che dicono la loro, insomma, e ex giocatori anche di Serie A, perché giocatori come Gino Recchi e Cristian Cuccoli ci sono tutti gli anni. L'anno scorso la Emil Banca l'ha buttata via. L'anno scorso la Emil Banca aveva la partita in pugno. L'ha buttata via assolutamente. Non sapeva chi aveva contro. Aveva una squadra che non molla mai ed è una squadra che partecipa da 4-5 anni e ha vinto le ultime due edizioni, perché i Kings hanno vinto le ultime due edizioni e se Emil Banca avesse partecipato ai precedenti edizioni
avrebbe saputo che i Kings sono una squadra che anche sotto di 15 punti e 5 minuti alla fine tira a vincere, e il più delle volte ce la fa. Ah, hanno spagnellato da 3 punti in una maniera incredibile nel secondo tempo, chi era sembrava. la partita, adesso io non c'ero, però chi c'era, tu me lo puoi confermare, è stata una partita gradevole proprio Molto, molto, molto davvero. Io ero là per fare delle riprese, a volte mi perdevo dei canestri perché rimanevo lì e guardandolo senza No, riprendermi. è stata veramente. Ma tutte le partite hanno il loro, anche perché le squadre più scarse, giocando contro squadre o persone che a livello tecnico sono preparate, allenate e chiaramente brave, anche le squadre più scarse giocano molto meglio di quello che puoi vedere in un campionato amatoriale, dove purtroppo in alcune situazioni il livello tecnico lascia un po' a desiderare, però chiaramente noi diamo la possibilità di giocare a tutti quanti si divertono. Assolutamente, che deve essere la regola La principale, la base, la base. Allora, noi base. siamo quasi in chiusura, però prima di chiudere volevo chiederti una cosa. Abbiamo parlato di un movimento, quello della pallacanestro, quello WISP, che ha 11 mesi di attività all'anno. Lo stato di salute di questo movimento, visto che a Bologna diciamo il basket di vertice arranca un po', sembra che la passione sia leggermente scemata rispetto al passato, ti chiedo invece com'è il basket di base, la partecipazione dei giocatori, diciamo così, e se vedi che c'è lo stesso entusiasmo di qualche anno fa. Allora, diciamo che l'entusiasmo c'è e questo non manca mai quando si va sui campi a giocare piuttosto che arbitrare, piuttosto che a guardare come vanno le cose, si percepisce. Detto questo, chiaramente per mantenere il movimento è necessario dare un'organizzazione che sia il più possibile puntuale, precisa, presente, è assolutamente ineccepibile per quello che si può fare. Chiaramente questo o si ha della passione o non si va avanti. È un attimo, in un momento come adesso, perdere una realtà perché non siamo gli unici che facciamo basket amatoriale, siamo bravi, non perdiamo realtà perché siamo bravi, io mi do questa risposta perché sono assolutamente convinto di ciò. Chiaramente non posso dire che è un momento florido, perché le nostre realtà vanno invecchiando e c'è poco ricambio Ecco, questo ti generazionale. volevo chiedere, E c'è quel questo è, ricambio? c'è poco ricambio. I ragazzi, e qua purtroppo l'abbandono conta molto, i ragazzi che non arrivano a sfondare subito, si lasciano andare. Alla mia età, quando io avevo 20, i 20 anni io, e magari non potevo giocare un basket di livello, vuoi perché studi, vuoi perché tecnicamente arrivi fino a un certo punto, c'era la voglia comunque di giocare. Oggi di aggregarsi, di stare insieme, c'era sempre quello che aveva voglia di organizzare, di dire mettiamo su una squadra, che si sbatteva. Oggi come oggi noto che questa situazione nei giovani non c'è. Sono sempre di meno quelli che fondano una squadra amatoriale, e adesso mi è capitato ieri di parlare con un nostro associato, che è anche un arbitro, che ha 20 anni e che mi chiedeva come poteva fare per organizzare una nuova società il prossimo anno. La cosa, al di là di farmi piacere come organizzatore del campionato, mi fa piacere perché ha 20 anni ed è una delle poche persone che vedo essere veramente propositiva nei confronti di una situazione amatoriale. Purtroppo la situazione bisogna, noi stiamo cercando in questo di coinvolgere i bambini, i ragazzi, e far capire che ci si può divertire anche senza dover avere l'agonismo tirato a massimi livelli. Anche perché Bologna è Basket City anche per il seguito e la passione che c'è per questo sport, non Sì, solo per i poi risultati. quando c'erano le due squadre che avevano risultati diversi da quelli che hanno adesso, Eravamo chiaramente Basket City a eravamo a 360 360 gradi. gradi. Chiaramente adesso bisogna più far leva su quello che è il risultato, cioè il far vedere alle persone che giocare a pallacanestro è bello, ci si può divertire, si possono fare, come abbiamo fatto ieri noi in over 40, una partita di arbitri contro una squadra che fa il campionato. Oggi ti trovi faccia contro faccia, uno contro uno in campo, domani mi trovi ad Ad arbitrarti, e quindi arbitrare. magari più che arrabbiarsi con l'arbitro perché non ti ha fischiato una cosa, fai due risate su quello che avevi fatto o non fatto nella partita. Quindi noi stiamo cercando di trovare il modo di aggregare tutte le nostre componenti, perché siamo un'associazione, non siamo un'entità federale dove l'arbitro è arbitro, il giocatore, il dirigente, siamo un gruppo, e se riusciamo a fare gruppo più
diciamo così, importante, coeso possibile, sicuramente in questo momento riusciamo a andare avanti con tutte le nostre cose. Chiaro che se ognuno va per la sua strada è un attimo perdersi ed è un attimo perdere credibilità anche, credo. Bene, noi siamo davvero in chiusura, ringraziamo Fabio Fravetti per essere stato con noi e vi Grazie a tutti. ricordo, prima di chiudere, che questo sabato e questa domenica iniziano anche i Geogame, una nuova opportunità per divertirsi della WISP, una caccia al tesoro con GPS al parco di Villa Angeletti sul sito www.wispbologna.it, ovvero dove state vedendo questa diretta, in alto c'è una banda dove potete trovare tutte le informazioni per questa novità. Ci sono dei premi in palio, ci si diverte all'aria aperta, sperando nelle condizioni meteo, vediamo come saranno in questo weekend. Non, dico non vuole, però vabbè, incrociamo le Vedremo, dita. incrociamo le dita. Bene, non ci resta che darvi appuntamento alla prossima settimana, sempre il mercoledì, sempre alle ore 18, sempre sul sito www.wisbologna.it. Ciao! Ciao!